addetta allo sportello, che non aveva alzato la testa un attimo durante tutto il tempo, si fermò immediatamente quando sentì la frase pronunciata da quella donna. Non che le interessasse il fatto che avesse offeso un transessuale, anzi, quegli strani soggetti esageratamente truccati, con l'accento brasiliano e spesso strafatti o sbronzi, non piacevano neanche a lei. No, si era fermata perché era accaduto qualcosa di diverso, qualcosa che aveva anche infastidito il suo responsabile e che aveva interrotto la routine alla quale si era abituata. Da brava fan dei reality e dei giornali scandalistici, che il 90% delle volte riportavano bufale ma lei ci credeva lo stesso, l'inattesa crepa nel tessuto della normalità ne aveva catturato l'attenzione. Sperava che ci fosse un'escalation della faccenda per potersi godere lo spettacolo. Che so, il trans che replicava a tono, la donna che rispondeva in malo modo al direttore, o il direttore stesso che abbandonava il suo aplomb e invitava la signora ad andarsene al diavolo fuori da lì. Ma niente di tutto ciò accadde, se non in minima parte, provando una punta di dispiacere per la figlia, che era letteralmente scappata, si rammaricò del fatto che la crepa nel tessuto della normalità si fosse richiusa così rapidamente. Passò in rassegna tutti gli astanti con una rapida occhiata e disse tra sé: «Eccoli tutti lì come al solito», pensò. «Gentaglia incapace di fare le operazioni più semplici via computer e che vengono qui a rompere le scatole a me. C'è il professore, che fa sempre il personaggio ricercato e filosofico, ma che magari ha corteggiato qualche studentessa. C'è la vecchia col cane, che lo tratta come un figlio e magari se lo fa sedere anche a tavola cena. C'è il trans che si infila qui a smaltirla e c'è l'anziana coi capelli azzurrini che guarda sempre tutti con quello sguardo languido. Dio, come odio questo lavoro, come odio tutta questa gente. Se avessi trovato un marito ricco, non starei qui a sprecare la mia vita con questa gentaglia. Se riuscirò a vincere alla lotteria un giorno, entrerò qui e guardando tutti li manderò a... Può prestarmi la penna?» le chiese la donna dinanzi a lei, strappandola ai suoi voli pindarici. «Come dice?» «La penna, me la presta?» «Così firmo il modulo.» «C'è quella legata», disse indicando la penna vicino alla signora con un gesto del mento. «Lo so, l'ho provata, ma non funziona.» Sbuffando platealmente e alzando gli occhi al cielo, spinse la sua penna attraverso l'apertura nella parte bassa del vetro e disse: «Me la ridia subito, che qui spariscono a tempo di record.» La signora la guardò tra lo sbigottito e l'infastidito, tirando indietro un angolo della bocca ad accennare un sorriso. Ritenne il caso di finirla lì, firmò, riconsegnò penna e modulo e se ne andò ringraziando. Poco distante, il direttore, vedendo la scena, si segnò mentalmente di chiedere alla collega se quel giorno c'era qualcosa che non andasse, perché era stata parecchio sgarbata. Beh, era solo pro forma. Lei era sempre sgarbata. O meglio, la parola che più gli veniva in mente quando pensava alla sua collega Paola era stronza. Ecco, era perfetta quella parola. 7 lettere che erano state forgiate per poter descrivere quella donna. Anche picciona, sì, dozzinale, certo, persino odiosa, ovvio, ma stronza, cavoli, se era la parola giusta. Tornò a occuparsi dell'inatteso inquilino, lanciando alla collega solo un'occhiata di rimprovero, preludio alla ramanzina successiva. Lei, dal canto suo, maledì nuovamente il suo lavoro e tutta la gente che aveva davanti, che la costringeva a stare lì seduta. Poi riabbassò la testa
e riprese con le sue scartoffie. Il professore, pur senza guardare verso gli sportelli, avvertiva una sorta di repulsione provenire da quella parte verso tutti i presenti dello stanzone. Per un attimo pensò di essere lui stesso sottoposto all'attenzione di occhi invadenti e insistenti che lo radiografavano da ogni parte del corpo, dei pensieri, persino nell'anima. Che brutta sensazione percepire i soliti giudizi, negativi per lo più, elaborati soltanto per il modo di vestire o per la postura del corpo, oppure perché hai gli occhi che fissano il vuoto e non quello che c'è intorno. Lo smarrimento durò un attimo. Poi ripiegò l'attenzione verso la ragazza che era scappata fuori durante lo show della madre. Forse sarebbe rientrata, forse no. Durante gli anni di insegnamento ne aveva viste decine di ragazze così, carine come lei, consapevole di esserlo. I ricordi iniziarono a risalire alla spicciolata, al fondo di quel sacco bruno che aveva in testa e nel cuore. Le aveva amate tutte quelle ragazze, persino le meno avvenenti. Le aveva amate di un'innocenza pura e giovane, quella dei suoi anni di studente facile al rossore quando incrociava la compagna di classe che avrebbe voluto invitare ad uscire. Rossore, invece, di cui non soffriva minimamente quando veniva chiamato per essere interrogato dall'insegnante più temuto della classe. Non aveva mai avuto una ragazza, il professore, neanche dopo la laurea o nei primi anni di insegnamento, nonostante le preghiere della madre, che fino all'ultimo lo aveva invitato a farsi una famiglia. «Come farai quando non ci sarò più?» Si fece strada come un macigno, tra quella miriade di ricordi, l'accorato appello della donna. «Non era ancora tanto vecchio», pensò, «per farsi una famiglia, ma era anche inutile», ripeté a se stesso, «tentare di farlo ora che non era più giovane». L'amore giovane era svanito come l'innocenza. Chiuse gli occhi, si passò una mano in testa, quasi a voler placare con una carezza l'improvvisa irruenza dei suoi pensieri. Poi continuò a fissare la porta e lo stanzone per vedere di scorgere la ragazza che era scappata prima. I lanicci che si raggomitolavano tra le rotelle opache degli espositori rafforzavano il senso di incuria regnante a causa di quegli avvisi affissi prima di quel febbraio 2020. Agata li osservava rotolare e rotolare e ritornare, richiamati come da una misteriosa attrazione tra angoli più polverosi. Lei non se ne curava. Ci teneva a custodire i ricordi, a solcarli tra le rughe, ad alleggerire il superfluo dell'effimero. Tra le copertine dell'agenda, assicurata da un elastico e un fermaglio, tirava fuori la fotografia in cui Antanas la ritraeva a Vilnius. La avvicinava al volto per riascoltare il sudore che saliva dalla strada, i gerani seccati dall'abbandono su quel minuscolo balcone, la concitazione di lasciarsi cullare da un sorriso, la gratitudine di non essersi tradita. A 20 anni mi sporgevo fino a perdere l'equilibrio su ogni relazione, di ogni respiro che mi offriva lo scandire del tempo. Ho desiderato che non passasse invano. Anche se non avesse avuto l'abitudine di avvamparsi il viso di acqua, di colonia dopo la rasatura. Di lui divenni l'opera d'arte che non riuscì a conquistare. Mi scattò una fotografia e divenne storia. Tanto bastò a guadagnare distanze da Antanas perché non sopportavo l'idea di imprigionare la vita che a malapena cercavo di raccogliere tra i capelli con il fermaglio delle mie acerbe convinzioni. Mi detestavo solo al pensiero di dare le spalle un'immagine di me parziale, troppo parziale, puntellata in quella mostra. Per troppo tempo la vita mi aveva dominato. University Street Marathon la intitolò il giovane Sutkus, rispettando il mio divieto di intitolarla di Agate e Balconi. A quell'età ritieni che la vita ti sia in debito? Oggi non ho conti in sospeso. Vivo ciò che conta. Tra le lamentele di tutti e il gran frastuono di frasi che si rincorrevano in quella sala d'attesa,
Le parole della giovane donna dal tailleur bleu erano quasi rimaste inascoltate da tutti. Eppure lei aveva veramente fretta. Ma insomma, quanto ci sarà ancora da aspettare? Devo rientrare al lavoro. Il mio permesso è scaduto da ore ormai. Possibile che nessuno abbia neppure fatto finta di ascoltarmi? Ripeteva ormai sola tra sé e sé. Era circondata da tantissime persone, una diversa dall'altra, diversa da lei, talmente diverse che non riusciva a far ascoltare la sua voce, le sue preoccupazioni, la sua ansia. Si era trasferita in quel posto da pochi mesi perché le era stato proposto un lavoro che non poteva rifiutare, d'altronde. Per una che un lavoro l'ha perso, qualsiasi proposta sarebbe stata rifiutabile. Il posto da cui veniva cominciava a starle stretto e la proposta era arrivata proprio quando non ne poteva più di stare lì. Erano passati solo 2 mesi dal suo trasferimento. Nello studio la conoscevano poco. Non voleva fare brutta figura, abituata come era ad essere sempre precisa e rispettosa. Le voci delle persone che la circondavano nella sala erano diventate ridondanti nella sua testa. Non le distingueva più, ciascuno a giudicare superficialmente l'altro senza indagare, senza rendersi veramente conto del mondo che ciascuno porta, o meglio, nasconde dietro e dentro di sé. In quel caos generale avrebbe voluto solo poter rientrare in orario al lavoro per liberarsi da tutta quella superficialità, dal frastuono da cui si sentiva circondata e soffocata. Avrebbe voluto urlare in quella sala, forte, talmente forte, che tutti avessero potuto notarla, osservare per la sua preoccupazione e il suo malessere. Ma tutti quelli che la circondavano erano più forti di lei, più rumorosi di lei, che si limitò a rimettersi seduta, controllando che finalmente arrivasse il suo turno. Perché in fondo, quello che le era stato stretto nel posto di cui veniva e che aveva lasciato solo da 2 mesi, lo aveva ritrovato lì, allo stesso modo, nella stessa sala d'attesa, nello studio e nel nuovo posto in cui si era trasferita.